Allora, carissimi amici di Mindicosnake, ultimamente sono in vena di unboxing e come potete vedere qua dalla seconda inquadratura un altro pacco unboxing domenicale. Quindi ragazzi, beh sì, subito dopo la sigla andiamo a scoprire il contenuto di questo pacco, anche se io già lo conosco, ma lo voglio aprire insieme a voi. Allora ragazzi, se sentite qualche rumore strano, abbaiare di cani, perché qui ci stanno cani in giro, ma va bene così. Allora, io intanto vado ad aprire il pacco. Come al solito non riesco mai a primo colpo ad aprire la confezione Amazon facilitata. Ed ecco qua. Allora ragazzi, questo pacco qui è un altro pacco che entra a far parte della domotica qui a casa mia. Quindi apro e la confezione vi dice nulla, stesso colore di Alexa, quella che sta di là, ed eccolo qua, Amazon Echo Show 5 ragazzi. Quindi sì, quindi questo è un altro, buttiamo via la scatola, non serve più. Allora ragazzi, l'ho trovato in offerta su Amazon, non ho potuto farne a meno, l'ho pagato attorno ai 35 euro. Non so se magari domenica prossima, cioè questa domenica, il prezzo è ancora valido, però non lo so. Comunque alla fine del video ve lo lascio qua in basso in descrizione. Allora andiamo subito ad aprirlo e sì, vediamo un attimo, abbiamo anche l'apertura facilitata, ok, molto facilitata, e voilà. Beh ragazzi, devo dire che è fantastico. Allora vediamo un attimino cosa contiene la confezione. Ok, la solita manualistica, che come sapete io non andrò mai ad utilizzare, e l'alimentatore che è simile, quasi uguale a quello lì dell'Amazon Echo Dot che ho di là in camera. Ok, alimentatore sì, perfetto. Abbiamo anche, allora andiamo a togliere un attimo la pellicola e voilà. Beh ragazzi, devo dire fantastico, veramente fantastico. Allora ragazzi, beh, non ho potuto farne a meno di acquistarlo, quindi devo dire che è fatto veramente molto molto bene. Quindi lo stesso tessuto dell'Amazon Echo Show, no scusate, dell'Amazon Echo che ottengo di là in camera, quindi lo stesso colore. Qua nella parte alta abbiamo tutti i pulsanti, il pulsante che ci consente di andare ad oscurare la, vedete, fotocamera qui in alto. E poi abbiamo i pulsanti accensione, credo sì, e poi abbiamo il bilanciere del volume e i microfoni. Allora nella parte bassa no, non ci sta nulla di particolare. Poi tutto questo è uno speaker, credo sì, da testare, ok. E poi qui abbiamo l'alimentatore proprietario, perfetto, eccolo qua, alimentatore proprietario. Adesso ragazzi, non resta altro che metterlo in funzione, così vedo un attimino com'è, e magari dopo in qualche piccolo sketch vlog faremo la configurazione. Allora carissimi amici di Mindicosnake, sto mettendo l'alimentatore del Amazon Echo Show, intanto potete vederlo anche qua da quest'altra inquadratura, ve lo metto qui da questa parte e vediamo un attimino il suo funzionamento. E voilà. Allora io ho messo in corrente, perfetto raga, si sta accendendo Amazon. Ragazzi credetemi, la domotica mi sta prendendo un pochino la mano, però devo dire che la domotica veramente è una cosa fantastica. Quindi ecco, è in fase di caricamento. Ok,
Ci siamo quasi. Ok, perfetto, perfetto, raga. Allora, come potete vedere, si è avviato. Quindi, ragazzi, il primo avvio, beh, devo dire che è una cosa fantastica vedere tipo un display per l'assistente vocale di Amazon. Non pronuncio il nome perché se non si attiva, i microfoni sono veramente molto sensibili dell'assistente Amazon. Allora, connessione dispositivi in corso, potrebbe volerci qualche minuto. Allora, ragazzi, adesso faccio una cosa. Adesso farò il restante del video tipo vlog, quindi sarà la seconda parte più che altro un vlog. Quindi farò la configurazione perché mi serve lo smartphone con cui sto registrando la seconda inquadratura. Quindi, ragazzi, ci vediamo tra un po'. Allora, ragazzi, questa seconda parte dell'unboxing sarà senza la seconda inquadratura, ovvero a dirla tutta sarà anche senza il microfono con cui catturo l'audio, quindi tutto l'audio sarà catturato dalla mia fotocamera. Allora, partiamo subito con la configurazione. Maurizio Raffaello, ok? Sì, quello sono io. Diamogli l'ok e facciamo partire l'intero caricamento. Quindi, ragazzi, allora facciamo tutta la configurazione. Sì, mettiamo sì, Europa, quello che già ci sta. Vediamo un attimino. Solitamente dovrebbe essere Amsterdam Roma, queste cose qua. Ma sinceramente non lo so quale flaggare. Allora io andrei a mettere questo qui. Londra, Regno Unito, non credo. Ok, facciamo continua, caricamento in corso, ok ragazzi. Allora, ok, io vado ad oscurare questa parte, quindi faccio in questo modo perché è presente il mio indirizzo di casa, quindi devo per forza oscurarlo. Sì, facciamo in questo modo, continua. Vediamo un po'. Ok, ha già trovato i gruppi camera da letto, no, sì, credo sia camera da letto, sì, camera da letto, quindi questo qua, perfetto. Dai nome a questo dispositivo, sì, Echo Show di Raffaele, fine, va bene così, continua. Poi magari ci penserò io a fare tutta la configurazione. Allora, qui mi chiede di scegliere uno sfondo per, sì, mettiamo flora, mi intriga, sai. Carino, carino. Aggiornamento in corso, quindi in fase di caricamento, ed eccolo là. Benvenuto in Echo Show 5. Allora, breve video che dimostra il funzionamento di Ciao, tutto. ti presentiamo Echo Show 5. Sei pronto per iniziare a usare il tuo dispositivo? Ecco le prime tre cose che puoi trovare. Ok, io vorrei skipparlo, perfetto. Va bene così. Quasi finito, quindi l'ho skippato del tutto. Sentite il suono. Il tuo dispositivo è pronto. Grazie. Perfetto. Quindi, un caricamento, raga. Perfetto. Allora, è andato 12 e 15? Sicuro? Siamo sicuri di questa cosa? No, 13 e 15. Devo modificare l'ora perché già si è connesso. Questo qua credo dovrebbe essere questo. Sì, l'1 e 16. Ok, trovato l'orario giusto. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta, raga, ce l'abbiamo fatta. Allora, andiamo sull'applicazione Amazon. Andiamo a collegare il dispositivo, vediamo un attimino. Ok, dispositivi. Ah, ok, perfetto. Devo togliere la modalità aereo per permettere la connessione. Ok, si è connesso, quindi ecco e ecco qua, già è stato rilevato, raga, quindi devo dire che è
E dai, andiamo a chiuderlo, riapriamo l'app. Ok raga, si è buggato tutto, sto diventando leggermente come Davide Puato. Allora, gruppi di altoparlanti ovunque, multistanza, quindi come potete vedere qui è andato già a crearsi automaticamente il gruppo multistanza, quindi sia l'Echo Dot che sarebbe nell'altra camera e sia l'Echo Show che sarebbe lui qua in basso, quindi automaticamente si sono già andati a creare i gruppi di altoparlanti. Allora, Echo Show, Echo Dot, perfetto, perfetto. Allora, io direi di fare anche già una prova. Alexa, che mi dici di bello? I 5 punti di interesse più popolari da visitare ad Abello sono Museum of Antioquia, lo Spain Library. Alexa, basta. Ok, allora, raga, beh, devo dire che adesso devo trovare solo un posto dove piazzarlo e magari finire con la configurazione. Allora raga, non so se riuscite a vedere da questa inquadratura, come potete vedere già dalle impostazioni sono andato ad attivare i suoni della richiesta, ovvero avvio richiesta e fine richiesta, in modo che quando dialogo con l'Echo Show posso sentire il suono, così so per certo che è partito e so quando ha finito di eseguire un certo comando. Allora raga, io devo trovare un posticino dove piazzare l'Echo Show di Alexa, non so se magari metterlo lì nell'angolo di quella cucina oppure metterlo da quella parte lì dove ci sta il TV, ok? Quindi ancora devo scegliere questa cosa, quindi devo scegliere con cura il posto. E poi la cosa bella di questo, ok, cammino un attimino così rendo un pochino più dinamico il video. Allora, dicevo, già la cosa che automaticamente l'applicazione è andata a riconoscere i gruppi di altoparlanti già è una cosa buona. Ecco, vedete, queste sono quelle piccole funzioni che a me fanno veramente comodo rispetto al Google Home, perché Google Home sì, ok, è funzionale, però devo dire che mai come adesso mi sto ricredendo in Alexa. Allora ragazzi, finalmente gli ho trovato il posto. Beh, al momento l'ho piazzato lì, ok, si è acceso, era in fase di caricamento. Beh, penso che sia una posizione abbastanza comoda per quanto riguarda l'Echo Show, così almeno se chiedo qualcosa posso vedere sul display tutto quello che passa. Quindi devo dire che stando comodamente seduto qui sul mio divano, ovvero quando attivo la modalità divano, sì, ok, computer cubo mi stava allenando, ma va bene. Se chiedo qualcosa all'assistente vocale Amazon, non dico il nome perché altrimenti si attiva, posso vedere passare tutte le informazioni dal display mentre sono qui. Quindi ragazzi, devo dire che quella posizione per me al momento è abbastanza comoda. Allora, beh ragazzi, che dire, è stato un video unboxing, sì, l'ho voluto aprire con voi, ho fatto la configurazione, anche se quando l'ho acquistato, al momento dell'acquisto, Amazon mi aveva chiesto se volevo inserire il mio account all'interno del dispositivo in modo da semplificare di più la configurazione. Quindi ragazzi, devo dire che questa cosa chiesta da Amazon al momento dell'acquisto, beh, veramente è stata una comodità, perché l'ho aperto, ho seguito solo alcuni passaggi come avete potuto vedere dalla configurazione iniziale. Devo dire che è stata una buona cosa rispetto al Google Home che sta, non si vede, che sta lì in basso, ok, l'Echo Show, assistente vocale Google, quindi tutti e due vicino, ma va bene così ragazzi, va bene così. Allora, in altri casi io vi lascio qua in basso in descrizione il link per poter acquistare l'Echo Show 5 di Amazon, qua in basso in descrizione se volete altre info, e nel caso acquistarlo, quindi qua in basso trovate tutto. Allora, adesso voglio sapere la vostra qua in basso nei commenti, fatemi sapere la vostra sull'Echo Show, su tutti i dispositivi Amazon, se ne possedete qualcuno, insomma ditemi la vostra. E questo video, qualora vi fosse piaciuto, vi raccomando lasciate tanti bei pollicioni in su perché aiutano veramente il canale, e se non l'avete ancora fatto vi raccomando iscrivetevi. Ragazzi, ci siamo quasi, non dico nulla, dico solo che ci siamo quasi, ok, l'ho detto anche nel video precedente, ma attivate anche la campanellina delle notifiche per non rimanere senza video, quindi sarete avvisati ogni qualvolta che ci sarà un mio video. Cambio braccio perché sta andando
si sta bloccando, ok? Allora, e poi, beh, condividete questi video perché aiutano moltissimo il canale. Allora, mi trovate anche su Instagram, @mythicalsnake, ve lo ricordo l'animazione, ma trovate link anche qua in basso in descrizione. Allora, ragazzi, prima di lasciarvi, testiamo un ulteriore funzionamento, vediamo un attimino come funziona l'Echo Show. Alexa, accendi luce in cucina. Beh, ragazzi, devo dire che funziona abbastanza bene, molto bene rispetto all'assistente vocale Google. Magari in qualche video vi porto magari le differenze tra uno e l'altro. Ci sto lavorando, sto vedendo un po' queste cosette. Vabbè, dai, non voglio spoilerare più di tanto. Sicuramente il video ci sarà e noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao!